con potete parlare perché si immobilizza. Ciao ragazze e ciao ragazze, eccomi qua con un nuovo video, ricettina nella mia nuova cucina. Ero troppo contenta, non vedevo l'ora di farvi questo video in questa nuova location, perché come sapete nella casa nuova, dai videovlog che vi ho fatto, la mia stanza cosmeticosa è ancora in fase di lavorazione, alias devo trovare il tempo per sistemare un pochino tutte le cose, quindi adesso ci adattiamo un po' qua nella cucina, anche perché la ricetta che vi devo fare, anzi le ricette che vi devo fare, perché ve ne farò vedere tante in questo video, sono tutte casalinghe, quindi molto semplici, con ingredienti casalinghi tipo per esempio il limone. Adesso vi farò vedere, c'ho tante cose, ho già preparato tutto, perché adesso ci facciamo una meravigliosa pulizia del viso assieme, quindi in vari step, e ovviamente quindi andiamo prima ad esfoliare la pelle, poi a idratarla, a purificarla. Ve la consiglio tanto questa pulizia del viso, di farla periodicamente, soprattutto in questo periodo magari che si è mangiato un po' di più dopo le feste eccetera, che quindi anche la pelle ne risente ed è un po' più impura. Mi raccomando, mettete un bel pollice in su se vi piacciono le mie ricettine casalinghe e se vi piace questa nuova location, così vi faccio tanti altri video ricettine facili e belle. Allora, ho tutte le mie ciotoline per tutte le mie ricettine. La prima che vado a fare è uno scrub, dove ci vado a mettere l'olio di cocco, che io adoro tantissimo come sapete. Per tutte le sostituzioni, guardate sul mio blog, vi farò un post correlato dove vi scriverò se non avete qualche ingrediente, come potete fare, vi spero tutto là, tutte le ricettine. www.caritadolce.com. Olio di cocco qua dentro ho messo, che io adoro tanto questo qua, poi è profumatissimo. Poi ci metto il caffè, che ha un potere esfoliante e anche antiossidante e anche un potere contro i brufoli e contro le impurità della pelle. E poi ci metto anche un po' di zucchero di canna. Alcune di queste ricette sono anche nel mio secondo libro Belle in Forma, e perché su questo libro, come sapete, ci sono tante ricette di bellezza, non solo per la cellulite, insomma per stare in forma, ma anche proprio c'è anche la pulizia del viso, ad esempio, sempre con tutte varie ricette spiegate passo passo, lo stick antibrufoli eccetera, quindi anche qua potete seguire anche la pulizia del viso che c'è qua a pagina 34, dove ci sta anche qua vari procedimenti per scarire le macchie, esfoliante, purificante, che questa qua è un'ottima pulizia del viso. Adesso farò vedere delle varianti. Adesso ragazze dovete mescolare, poiché è inverno farete un po' fatica perché l'olio di cocco è duro, ma voi non vi preoccupate, fidatevi di Carlita, mescolate piano piano e vedete che tutto il caffè, lo zucchero si amalgama all'olio di cocco e diventa una meravigliosa pappetta che sarà veramente un tocca sana per la vostra pelle. Mi piace tantissimo questo scrub perché ha un profumo di caffè e di cocco che assieme veramente diventa qualcosa di buonissimo e troppo bello. Mettetevi una bella fascetta e così. Fascetta si dice, ok, quei lapsus che ti vengono di scemità, vabbè, mettetevi una bella fascia, insomma, che è diventata così carina ragazzi, una cremina tutta bella densa che così non vi cola via. Voi ne prendete un po', e lo potete anche conservare, vedete, se è tanto, ad esempio lo metterò in questo barattolo, un bel barattolino chiuso, ma anche uno di una crema finita. Vedete che è piacevolissimo ragazze, infatti dopo lo farò anche a Max perché secondo me gli piacerà, piace anche agli uomini. È bello perché praticamente si scioglie tutto l'olio, mentre spalmi l'olio di cocco a contatto con la pelle si scioglie e diventa liquido e quindi penetra tutto il caffè e lo scrub, il caffè che ha proprietà antiossidanti ottime per la pelle, molto purificante, infatti il caffè è indicato molto anche per chi ha l'acne e brufoli, vi consiglio di provare. E oltre al fatto che anche lo zucchero ha questo potere esfoliante, mi raccomando di grattare soprattutto nella zona T, quindi naso, fronte e mento. Basta veramente poco, quindi questo qua lo potete tranquillamente conservare. Adesso lo metterò in un barattolino. Se volete lo potete utilizzare anche sul corpo come scrub rassodante per il corpo. Fantastico. Adesso ragazze, ho bollito l'acqua, mi sono sciacquata con l'aiuto di una spugnettina con acqua tiepida. Non fa niente che non va proprio tutto via,
Adesso dobbiamo fare vapore, quindi acqua bollente, l'ho scaldata su fuoco, ci aggiungo un cucchiaio di bicarbonato, ho messo anche un po' di menta e un po' di alloro, che così mi danno questo potere un pochino purificante, che fa benissimo, adoro il profumo della menta e dell'alloro, fanno benissimo per non solo per i brufoli, per i punti neri, per i pori dilatati, quindi per tutte le impurità, ma anche per la respirazione. Infatti quando mi faccio questi vapori faccio bene sia ai polmoni che alla pelle, perché dopo mi sento come se sono andata alle terme, cioè mi sento tutti i muchi, i torti, non so, il raffreddore, quindi io vado, ciao! Respirate e rilassatevi. Ok, dopo tipo 5 minuti, non lo faccio proprio tantissimo perché non voglio irritare la pelle, potrebbe essere troppo, quindi 5 minuti bastano e va benissimo. A questo punto sono pronta per la mia maschera viso. Per la mia maschera viso scelgo l'argilla, che è la cosa migliore. Spesso tante persone mi chiedono come faccio, c'è brufoli, c'è punti neri, c'ho... Di solito per tutte queste imperfezioni il toccasana è l'argilla. Fare questa maschera anche senza tutta la pulizia del viso, però la maschera viso va fatta comunque una volta a settimana se avete la pelle impura, vi aiuta tantissimo, meglio di qualsiasi crema, prodotto super miracoloso anti brufoli, fate la maschera all'argilla. Adesso vi faccio vedere una specie della Candida Piperita, la mia maschera storica, quella all'argilla, che di cui c'è anche il video su YouTube, però una versione un po' diversa. Infatti metto un cucchiaino di argilla verde, poi metto anche l'argilla bianca, il caolino. Voi potete mettere anche o solo la verde o solo la bianca, a me piace miscelarle assieme perché trovo che sia una maschera più efficace e meno aggressiva. Poi ci metto un po' di miele. Il miele è ottimo per la pelle e è ottimo anche proprio per i brufoli e anche per le cicatrici, perché comunque è cicatrizzante, è lenitivo, quindi va bene anche se avete la pelle irritata, e poi è idratante, antirughe, comunque il miele è top. Un goccino di acqua calda per mescolare, per amalgamare il tutto. Tocco segreto, tocco magico, zenzero. Mi sta piacendo tanto di utilizzarlo perché ha un profumo fantastico che va a spegnere insomma la puzza, il cattivo odore dell'argilla. E quindi metto un po' di zenzero, che equivale a un mezzo cucchiaino scarso, una puntina di cucchiaino. Ed è ottimo anche, non esagerate però perché può pizzicare, però è ottimo sulla pelle perché ha questo potere che stimola la circolazione, un potere un po' antibatterico, purificante, che quindi va benissimo anche per le impurità. Provatelo, è veramente ottimo. E poi fa un profumo veramente un poco agrumato, buono buono. Ecco qua, e vado a spalmare la mia maschera su tutto il viso. Guardate, con lo zenzero diventa troppo troppo buono anche il profumo, e poi ha quel qualcosa in più, più efficace. Adesso io la sto mettendo senza specchio perché sono molto furba, quindi non ho preso lo specchio e quindi la sto mettendo un po' così alla rinfusa. Stessa cosa qua, anche questa la potete conservare e se avete brufoli e impurità in altre parti del corpo, ad esempio sulla schiena, sulle braccia, potete farla ugualmente. Ad esempio a volte maschi hanno i brufoletti dietro la schiena, potete farla dappertutto perché è veramente ottima. Adesso questa va lasciata agire un po' finché non inizia un po' a seccarsi. Ragazze, vedete, la maschera non si deve proprio seccare completamente, cioè praticamente adesso tra un po' io la vado anche a togliere, perché se la fate seccare troppo, che diventa tipo tutta dura, quando la andate a togliere vi può irritare la pelle, quindi non la fate seccare proprio che diventa cemento. Quando si inizia un po' a seccare, che vi sentite un po' come potete parlare perché si immobilizza la faccia, allora vuol dire che è il momento di toglierla. Adesso ragazze, quindi andiamo a sciacquare. Un altro segreto vi svelo, un segreto che solo Carlita ve li svela, questi segreti. Lemon, limone, guardate cosa facciamo. In una bacinella, oppure potete tranquillamente riempire anche il lavandino, tipo nel bagno, tranquillo, lo faccio qua per farvi vedere, con acqua tiepida, ci premete anche mezzo limone dentro. In questo modo la vostra acqua con cui vi andate a sciacquare diventa purificante, astringente, quindi antibrufoli, e va a fare un'azione ancora più esfoliante e purificante sul viso,
ho acidificato praticamente la mia acqua tiepida con il limone, che sapete che è un disinfettante naturale, e con una spugnettina mi vado a rimuovere la mia maschera. Meraviglia delle meraviglie. E poi il profumo di limone, favoloso. Ragazze, ghiaccio, abbiamo finito, finito. L'ultima cosa in assoluto che vi consiglio di fare è questa qua, che mi piace tantissimo, è prendere un cubetto di ghiaccio e bagnarci un dischetto, perché in questo momento si ha bisogno di qualcosa di molto tonificante, astringente, quindi di freddo, che ci chiude tutti i pori che si sono aperti con i vapori, con lo strapo, dobbiamo chiudere tutto e purificare ancora di più. Quindi prendete un dischetto. Ci potete passare anche direttamente questo, come volete voi. Cosa ne fate un po' e un po', che dato che è inverno è un po' freddo. E poi fate un po' col dischetto così, un po' e un po', insomma. Basta un solo cubetto e quando si inizia a sciogliere, ecco qua, vedete? È ottimo, veramente. Anche contro le rughe, Sapete che il ghiaccio va anche a stringere i pori, ad eliminare i segni, no? Tonifica tanto la pelle, quindi in un certo senso la ringiovanisce, tra virgolette. Infatti si fanno anche trattamenti antirughe a base di ghiaccio, proprio delle follie americanate. Però noi così facciamo una versione casalinga di questi trattamenti super costosi a base di ghiaccio. Ecco qua. A questo punto quindi la mia pelle è super tonificata, è ancora umida. Due gocce di olio, questo qua mi piace tanto, olio di argan. Bastano veramente due goccine di olio. Lo scaldo un pochino tra le mani, così faccio il contrasto caldo-freddo. Mi vado a fare un bel massaggio, bello, energico. In questo momento, dopo la pulizia del viso, è uno di quei pochi momenti in cui uso olio puro, perché mi faccio un bel massaggio, la pelle è umida, quindi l'olio si assorbe bene. Approfitto quindi, invece di mettere solo la crema, di metterci proprio un olio, quindi fare un trattamento anche antirughe molto molto nutriente, una volta a settimana va bene. Bel massaggio antirughe, bello energico, così. Ovviamente anche sul contorno occhi va messo. Non c'è trucco e non c'è inganno, guardate che meraviglia di pelle, c'è una pelle così liscia, pulita, sembra un misto fra il puletto di un bambino che è super purificato ed è candido e pulito, e però ovviamente non ci sono più punti neri, brufolettini, le imperfezioni, anche le rughette. Tocca sana. Ovviamente ragazze, per quanto riguarda la pelle, quindi la pelle bella, un bel colorito, una pelle pulita senza impurità, è importantissima anche un'alimentazione sana, perché anche comunque se si mangia male, se si mangiano schifezze, anche da, e soprattutto dall'interno, si va comunque a sprigionare tutto dello schifume, delle cose brutte, si vanno a sprigionare brufoli eccetera sul viso. Quindi mi raccomando, fate un'alimentazione sana e per questo seguitemi sul mio secondo canale, Pachito Piccante, dove vi lascio casomai il link nel box informazione, dove là vi facciamo tante ricettine sane e leggere e vi do consigli sull'alimentazione. Mi raccomando, mettete un bel pollice in su, supportate i miei video di ricette, così ne faccio tanti tanti altri. Mi raccomando, supportatemi con tanti like, condividete questo video sul vostro profilo. Mi raccomando, iscrivetevi anche al mio canale se ancora non siete iscritti, dove carico nuovi video ogni giorno, e spero tanto che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se lo provate e se volete altri video, sono qua ad accettare le vostre richieste. Vi mando un bacio grande. Ciao.